Benvenuti a questo nuovo video tutorial nel quale vi voglio mostrare un sistema semplice nell'uso e che vi permette di navigare in modo assolutamente anonimo, in incognito. Ecco. Più internet si diffonde, più si diffondono anche i problemi di privacy, di furto di dati, di intrusione di qua, di là, di su, di giù. Ed ecco che qui il progetto Tor, che vi voglio presentare oggi, ci mette a disposizione un semplicissimo sistema per crearci un ambiente isolato e con il quale possiamo navigare in rete con un browser dedicato. Navigare in rete, dicevo, è assolutamente in incognito. Ecco. Come fare quindi? Passiamo subito alla pratica. Piccolissima parentesi per dirvi che, come sempre, questo link ve lo metterò nel commento. Come sempre, per capire cosa fa Tor, che cosa sia, che cosa non sia, potete recarvi dunque a questo link e poi cliccare qui su questi link sopra, documentazione, about Tor, cioè cosa è Tor, su Tor, home, eccetera, eccetera, i progetti che gestisce Tor, perché, per come, quale tecnologia ci stia dietro, come sia nato, eccetera, eccetera. Ecco, così capirete cos'è questo ambito di questo progetto importante che, come vedete, come simbolo, non per niente ha una cipolla al posto della O. Perché la cipolla? Perché la cipolla sapete che è fatta a strati. E appunto Tor è un po' come una cipolla, vi mette all'interno di più strati, chiamiamole così, internet, più strati web, in modo che chi voglia raggiungervi non vi raggiunga. Voi siete in incognito dentro, magari in questo straterello qua interno della cipolla. Chi vi vuol raggiungere non capisce dove siete, non capisce chi siete, perché ci sono i vari strati della cipolla che vi proteggono. Ecco, questo indicativamente, così iconograficamente, cosa vuol significare la cipolla nel nome del progetto Tor. Allora, passiamo alla pratica. Dunque, io sono su una macchina 64 bit, mi sono posizionato dove posso fare il download del browser bundle. Ecco, come da titolo di questo video tutorial, il browser bundle, cioè è come dire, tradotto in il pacchetto omnicomprensivo di sicurezza e con un browser incluso. Nel caso specifico si tratta di Firefox, quindi scaricheremo un pacchetto che contiene un Firefox già preimpostato per usare l'ecosistema Tor di protezione. Allora, io sono una macchina 64 bit, mi concentro su questo riquadro di sotto. Chi ha 32 bit si concentri sullo strato, sul il riquadro qua sopra. E qui vedete che c'è scritto Linux, ma naturalmente ci sono anche le versioni per Mac, vedete qui il link, e anche per Windows, vedete qui il link, rispettivamente qui e qui. A noi ovviamente interessa Linux. Qui è Linux in generale, non dovete installare nulla, tra l'altro, non è un pacchetto, non è un repository PPA, non fa parte. O meglio, Tor c'è nei repository di Ubuntu, ma questo bundle molto comodo che basta scaricare ed usare non c'è così, quindi lo si scarica da qui e non c'è da installare assolutamente nulla, ma solo da estrarre un archivio compresso. Allora, vedete che qui c'è il pulsantone di download, cioè di scaricamento, e sotto c'è la lingua, quindi si sceglie la lingua e si schiaccia il pulsante qui. E poi qui vedete, non so se in basso riuscite a vedere qua in fondo, che appare cosa verrà scaricato. Quindi vedete che è un .tar.gz, quindi un archivio compresso, it italiano nel nostro caso. Quindi lo scaricate e ve lo trovate sul vostro disco. Una volta scaricato quel pacchetto compresso, espandete come si fa normalmente, espandere un pacchetto compresso, quindi tasto destro invece di comprimi, decomprimerlo, e vi apparirà appunto una cartella, nel nostro caso di italiano,
che si chiama Tor Righetta Browser Underline sottolineato IT, la quale ha un certo numero di sottocartelle e soprattutto il pulsante Start Tor Browser. Cosa succede? Non abbiamo installato nulla, abbiamo solo estratto l'archivio compresso e ci basta fare doppio clic su questo Start Tor Browser per far partire sia il sistema Tor di protezione sia il browser, il navigatore Firefox legato a questo sistema. Adesso ve lo mostro. Esegui. Adesso sta partendo l'interfaccia grafica di Tor che si chiama Vidalia. Vedete, mi sto connettendo alla rete Tor. Questo tutorial non ha, evidentemente, anche per motivi di complessità, lo scopo di spiegare che cosa ci sia dietro Tor. Vi ho detto di, se siete interessati a capirlo, di andare nei vari pulsanti del sito di Tor qua sopra, nella documentazione, nell'about Tor, e capire cosa ci sta dietro. Comunque, Tor è composto da una rete di PC server che contribuiscono a proteggervi. Ecco, adesso l'ho detto veramente brutalmente in due parole che farà rizzare i capelli ai tecnici che si interessano a Tor e ne capiscono sicuramente più di me. Comunque fa niente, giusto per capire il senso. Lo stato qua, l'inizio, quando c'era la barra che progrediva qui, blu-azzurra, è perché si stava connettendo la rete Tor. Dopo un attimo vedete che è apparso connesso la rete Tor. Questa è l'interfaccia grafica di Tor, la quale ci serve solo per far partire se stessa, per far partire Tor. Vedete la cipolla che è diventata verde, e anche qui nelle icone di notifica connesso alla rete Tor è apparso il simbolo della cipolla in verde perché è connesso. Qui ci sono le varie impostazioni. Qui possiamo anche nasconderla, questa vidaglia, interfaccia grafica, la nascondiamo, che tanto resta qui nell'icona, la si può sempre mostrare qua, pannello di controllo, nascondi, resta lì tranquilla. E subito dopo che ci si è connessi alla rete Tor è partito anche il browser in bundle, cioè incluso nel pacchetto, bundle incluso nel pacchetto, che è esattamente Firefox la versione 11, quindi piuttosto recente, ma soprattutto l'importante è che c'è scritto: congratulazioni, il tuo browser è configurato per usare Tor. Quindi in questo momento Tor ci sta già proteggendo usando questo Firefox. Ci sta già proteggendo e dice che il mio indirizzo IP sembra essere questo, in realtà quello vero è un altro. Insomma, confonde, diciamo così, i nemici, i nostri nemici della nostra privacy, del nostro PC. Ecco, questa pagina è uscita per difetto in inglese, ma qui vedete che c'è anche il link in italiano. Possiamo pure cliccarlo in italiano. E beh, speravo che fosse tradotto di più, in realtà c'è solo questa frase in italiano, fa niente, comunque prima o poi qualcuno ci penserà a tradurlo, per ora viene esposta praticamente tutta in inglese, fa niente, dettaglio, comunque cipolla verde, siamo protetti, in questo momento questo Firefox è protetto. Protetto come? Protetto perché i componenti aggiuntivi ci sono solo flash, flash che però è disattivato, perché flash, sapete che attraverso flash può succedere anche un'intrusione, non è detto che succeda, potenzialmente. Comunque, per difetto il browser parte senza flash e quindi è protetto anche da quel lato. E adesso, nel mio caso, ho lasciato l'ultima volta gli script abilitati, ma li disabilito, quindi gli script delle pagine, per estrema sicurezza, proprio la sicurezza massima possibile, non è attivo né Flash Player né gli script che ci possono essere nelle varie pagine. Vedete, tutto bloccato. In questo momento noi possiamo navigare nel browser, cercare qualsiasi cosa, esattamente come lo faremmo col nostro browser normale. Non c'è nulla di diverso, se non che gli eventuali script delle pagine sono bloccati e non funzionano gli oggetti flash, quindi i siti YouTube dove non è ancora in formato HTML5 non funzionerà, e
Boh, ho cercato Pippo, non è una gran parola da cercare perché non trova tanto. Comunque cerco Ubuntu, che senz'altro otterremo dei risultati migliori. Va bene, ecco, vedete, ci sono delle opzioni che appaiono, ci sono delle cose in più, perché naturalmente non essendo attivi gli script ci sono delle cose che non funzionano come sempre. Vedete, magari sono un po' più scarne le pagine, noi siamo abituati a vederle un po' più colorate, un po' più vive le pagine. Ovviamente qui, essendo bloccati gli script qua e là, non tutto funziona come sempre, però il grosso vantaggio è che siamo molto ragionevolmente coperti. Adesso io dico, la sicurezza al 100% non c'è mai da nessuna parte, quindi è inutile dire siete sicuri al 100%, diciamo che qui siamo quasi sicuri al 100%, giusto per lasciare quel margine di pericolo, ma avendo bloccato tutto in questo momento voi potete navigare tranquillamente e siete in incognito perché il vostro indirizzo del vostro PC non è riconosciuto e soprattutto non c'è mezzo di entrare attraverso script o attraverso flash. Qualora aveste proprio bisogno di flash per andare a visitare certi siti, non vi dico quali, vi lascio indovinare, dovete attivare flash. Ecco, in questo momento attivando flash potenzialmente attivate una porta d'accesso per chi proprio volesse raggiungere il vostro indirizzo IP, però ecco, potenzialmente diciamo che se ne avete bisogno attivatelo, se no lasciatelo disattivato. Non è mica detto che la navigazione assolutamente in incognito sia solo per visitare certi tipi di siti, ovviamente, ma anche per fare operazioni più importanti, tipo quelle bancarie, qua e là, su e giù. Se volete essere in incognito, fate questo, cioè scaricate quello che vi ho fatto vedere, lo estraete, doppio clic su questo pulsante, su questa icona ed è fatta. Avete un vostro mondo protetto da Tor. Quando avete finito, potete chiudere tranquillamente il vostro Firefox incluso, potete anche uscire da Tor e tornate al vostro normale PC di sempre, senza aver sporcato il vostro sistema, senza aver installato nulla. Ecco, con questo ho chiuso, vi ringrazio come sempre per l'ascolto, vi lascio il link nel commento. Grazie.